Amici di Video Radio Channel, ci siamo. Oggi una bellissima intervista per voi. Sono molto contenta di avere come nostro ospite Gigi Schiavone. Ciao Gigi, benvenuto. Grazie e grazie per avermi invitato. È assolutamente un piacere averti qui con noi. Insomma, una bellissima carriera, successi importanti, beh, ovviamente chitarrista, compositore, autore, arrangiatore, di tutto di più, quindi una vita per la musica, insomma. Dove nasce questa passione e cosa ancora te la fa, insomma, avere così forte da dedicare proprio la vita alla musica? Ma nasce, come credo quasi tutti, da bambino. Il primo rapporto con la chitarra l'ho avuto a 10 anni. Avevo scelto la chitarra più che altro perché avevo 2 sorelle maggiori che suonavano il pianoforte, quindi il pianoforte era occupato. Allora... Dovevi distinguerti. Esatto. No, mi sono fatto regalare una chitarra, ho iniziato a suonare da solo, ho sempre continuato da solo, senza, sono autodidatta totale, non sono mai andato a lezione. E niente, poi ho fatto le solite cose, i primi gruppettini a scuola, band improvvisate. Verso i 18 anni ho fatto la prima esperienza, diciamo, professionale con questo gruppo un po' alternativo che si chiama Chaos Rock. Abbiamo fatto un paio di dischi, poi dal 1980 ho iniziato a lavorare con Ruggeri al suo primo disco solista e adesso sono più di 30 anni che lavoriamo insieme. E insomma, un sodalizio artistico importante. Ecco, al di là del sodalizio artistico, com'è il rapporto con questo artista proprio extra palco? Ma devo dire che è un rapporto, chiaramente, dopo tanti anni, che va al di là della sola collaborazione professionale. Giochiamo a calcio insieme, dividiamo l'amore anche per la stessa squadra di calcio. Ecco, meno male. Una volta ci si vedeva anche di più perché abbiamo anche figli coetanei, quindi adesso un po' i figli sono diventati grandi, quindi certo, ci si vedeva un po' di più una volta, adesso diciamo che ci si vede già abbastanza da... Per lavoro, se dici, esatto, quindi così. Sì. Ecco, parliamo invece di questo tour, perché sei anche in tour con lui, sì. Un tour tra l'altro che sta andando molto bene, sì. Grande successo. Vuoi dirci qualcosa di questo tour? Sì, diciamo che è iniziata la prima parte teatrale dopo la sua partecipazione a Sanremo. Sanremo che è andato molto bene, quindi abbiamo avuto i primi riscontri nei teatri, abbiamo fatto 10-12 teatri dopo Sanremo, dopodiché da maggio praticamente è iniziata la parte, diciamo, più energica, quella che nelle piazze, sta andando avanti molto bene e ci terrà impegnati credo fino ai primi di ottobre. Bene, bene, noi ovviamente insomma vi continueremo a seguire, invitiamo anche gli amici a casa a seguirvi, sicuramente le date stanno, certo, tutto veramente molto molto bene. Ecco, parliamo invece di nuovo, torniamo a te anche come solista, perché tu hai anche insomma tanto da dire al riguardo come solista. Sì, diciamo che sono un chitarrista un po' atipico, proprio per la cosa che dicevo prima, che non avendo avuto docenti, maestri eccetera, ho imparato un po' seguendo più o meno i chitarristi che mi piacevano di più e quindi mettendomi sui 33 giri di allora, certo, e cercando di capire i segreti. Adesso chiaramente è un po' più facile perché nella rete si trova di tutto e quindi il mio modo di suonare è chiaramente influenzato dai miei miti del passato che ho sempre detto sono Angus Young, Brian May, Jimmy Page, insomma, Alvin Lee, il primo è stato, i chitarristi con quali ho iniziato ad approcciare alla chitarra elettrica. E questi quindi ti hanno tanto, tanto ispirato, no? Ecco, ma poi parlando di chitarre, ti è stata anche dedicata una chitarra, sì. La Schecter ti ha dedicato una chitarra, ecco, vuoi descrivere questa cosa, cosa ha significato per te e dire qualcosa anche di questa chitarra? Beh, chiaramente è un motivo di orgoglio perché avere una chitarra che porta il tuo nome è chiaramente una cosa che mi ha fatto molto piacere. La collaborazione è nata perché già usavo chitarre Schecter e in particolare un modello mi piaceva molto e da quel modello siamo partiti per farne uno che rispiccasse ancora di più le mie esigenze e i miei gusti a livello di meccaniche, di pick up, di manopoli, insomma. Certo, di cose tecniche, esatto, insomma. L'abbiamo studiati assieme e poi è stata commercializzata e la chitarra che uso ancora abitualmente.
Ecco, ma hai una chitarra preferita del cuore o per un motivo? Dai, che c'è sempre, secondo me. No, sono chitarre che in genere sono, ce ne ho tre o quattro, devo dire, che sono chitarre, tra virgolette, invendibili, perché spesso prendo chitarre che poi magari rivendo, insomma, se non sono, però sono affezionato a 3-4 chitarre, soprattutto a una che è un SG del 1968, proprio per il mio amore per Angus Young, alla quale tengo molto, e è una chitarra acustica che è una Martin di 38 del 28, scusa, del 1978. E sono chitarre che, diciamo, in studio uso abitualmente perché hanno un suono che mi piace molto e al quale sono molto affezionato. Bene, bene. Parliamo un po' invece della tua parte d'autore. Sì. Ecco, invece da chitarrista d'autore. Come ti senti più uno che, cioè, più chitarrista che autore, o sono proprio comunque degli ambiti che concili regolarmente? Ecco, come ti senti proprio più tu? No, sono un autore che compone soprattutto con la chitarra, questo è. Mm-hmm. Però in effetti poi le canzoni che diciamo si ricordano di più, che ho scritto insieme a Enrico, alla fine l'ho scritto col pianoforte, tipo quella donna non dicono, Polvere. Ecco, un pezzo proprio così, quello che le donne non dicono, lui lo sta dicendo così, come se fosse un pezzo da niente, stiamo parlando di un grande veramente capolavoro, la musica. Sì, è un pezzo particolarmente riuscito. Ma direi di sì. È stata una bella alchimia tra la musica e il testo. Sì, quindi sì, sì, sono delle cose che ogni tanto accadono, non programmate. Io ho scritto questa musica e lui in 24 ore anche aveva già fatto il testo. Quindi lui poi è uno che scrive abbastanza bene e soprattutto è molto veloce, molto rapido. Beh, è bello anche comunque proprio che le cose quando nascono così, è proprio poi anche quello, è bello quella naturalezza che probabilmente questi grandi successi anche sono frutto anche di questo. C'è qualcosa nella tua carriera, fino ad oggi ovviamente, che col senno di poi non avresti fatto, o invece insomma che volevi fare? Ma io in realtà non avrei voluto fare musicista. Ottimo, quindi partiamo proprio dalla base. Diciamo che il merito o la colpa è stata di Enrico, perché io, per me era un hobby, era nato come un hobby, e mi ha tirato proprio dentro Enrico, nel senso che io avevo il mio bel lavoro in un negozio di televisori. Wow, se stavo bene lì, tu dici. Stavo bene, c'avevo il mio stipendio, e invece Enrico, dato che ci conoscevamo ancora da prima dei Decibel, per amici comuni, adesso ti faccio tutta la storia, certo, perché certo, avevamo degli certo amici in comune, quindi io e praticamente due fratelli, uno della mia età e uno della sua, che ha 2 anni più di me, e ci trovavamo spesso a casa di questi due fratelli. E quindi alla fine, dopo le due compagnie, diciamo, si sono unite, e lui già aveva fatto i Decibel di Contesse, ancora quelli prima, mm-hmm, quelli punk, io suonicchiavo così, e quando lui è rimasto da solo mi ha chiesto di se volevo iniziare, dato che avevo già mi interessavo alla registrazione, eccetera, quindi avevo queste cose empiriche del registratore a 2 tracce dove facevi un po' di diavolerie, e lui sapeva che avevo questa attrezzatura qua, ma mi ha detto se volevo iniziare a collaborare, perché stava scrivendo delle cose, e allora abbiamo iniziato a lavorare insieme, ma io continuavo sempre a lavorare. Dopodiché, quando è andato in studio a lavorare, perché io potessi lavorare in studio, ma io non volevo lasciare il lavoro, allora ha preso uno studio che c'è ancora adesso, che è il Bach Studio, mm-hmm, che è di Toto Cutugno, mm-hmm, e io lavoravo proprio lì vicino, e aveva preso lo studio apposta perché io finivo di lavorare e andavo in studio, aveva preso lo studio dalle 8 di sera alle 8 di mattina. Quindi tutto programmato comunque per quindi farti. Io praticamente non dormivo e poi la mattina ritornavo a lavorare. Questo è stato il primo. E poi da lì chiaramente, certo, quando ho iniziato ad avere anche i primi riscontri economici anche a livello di autorato, ho detto che insomma forse potevo quasi permettermi quasi magari di lascio le televisioni, allora. Anche perché sul lavoro non rendevo molto. Ah, ecco, questa è una chicca che abbiamo. Beh, noi ringraziamo Enrico in questo caso, visto che ti ha portato dentro il mondo della musica, quindi noi siamo assolutamente contenti. Vuoi parlarci di qualche progetto invece tuo personale che stai seguendo? Tra l'altro, insomma, qua sai che siamo video radio, certo, insomma, tu con Beppe Aleo
Avete anche una bella storia insieme, quindi se vuoi... Una storia, diciamo, professionale. Certo, chiaramente, specifichiamo, ma era quello il senso. Anche se è un bellissimo uomo. Bellissimo, no? Ovviamente, è un fascino irresistibile, però stiamo parlando di musica, ecco, se vuoi dire qualcosa. Sì, io ho fatto il mio primo disco strumentale grazie alla spinta di Giuseppe. E il mio obiettivo chiaramente era quello di replicare. Il problema è che non c'è mai tempo, quindi io raduno delle idee, il problema è poi assemblarle, avere tempo, perché comunque è un lavoro che è subordinato ad altri lavori con Enrico, che è uno abbastanza instancabile, quindi tra lo studio e tra il live non è che c'è tanto tempo libero. È anche vero che quando magari sono stato 10 ore in studio, tornare a casa e riprendere la chitarra in mano non c'ho molta voglia, quindi adesso dovrò trovare il modo di perché l'ho già iniziato il secondo lavoro strumentale, dovrò trovare il modo di stringere i tempi e di chiuderlo. Bene, bene, insomma, comunque ci siamo, il lavoro c'è già, quindi è una questione di tempo, noi siamo ovviamente curiosissimi e aspetteremo questo tuo nuovo lavoro. Grazie davvero Gigi per essere stato qui con noi, ovviamente noi continueremo a seguire tutte le tue attività, parliamo anche del tour che abbiamo accennato prima. Con i social come sei messo? Hai una tua pagina, un tuo sito? Sì. Ecco, dai, magari lo diciamo. Adesso spero di ricordarmi. No, c'ho il sito che è luigischiavone.it. E i social sono una fanpage che si chiama Luigi Schiavone fanpage, credo. Poi c'ho Twitter, schiavo59, è scritto SKYV. C'ho Instagram e cosa manca ancora? C'è tutto, direi. Dai, sei abbastanza social, quindi devo dire, amici a casa, insomma, oltre che seguire dal vivo il tour, tutte le date e quant'altro, potete anche rimanere aggiornati tramite le varie pagine sui vari social che Gigi ha. Grazie ancora per essere stato qui con noi, è stato un piacere. Piacere mio. Amici Video Radio Channel, Gigi Schiavone per la prossima. Ciao ragazzi. Thank you.